anche quest'anno hanno tenuto e stanno tenendo banco su un tema fondamentale, che è quello che riguarda la corruzione. Due magistrati importantissimi sono venuti oggi proprio a disquisire con gli avvocati. E qual è la sintesi di tutta la discussione? Ma io intanto la sintesi è una grande partecipazione su questo tema da parte della popolazione. Era tutto pieno il convento del Carmine e questo ci rende felici, a noi dell'organizzazione, a noi della Camera Penale e del Consiglio dell'Ordine. La presenza di due magistrati ci ha onorati, due magistrati e di un avvocato importante come l'avvocato Tricoli, i due magistrati più rappresentativi nella lotta alla corruzione in Italia, Henry Woodcock e il dottor Di Matteo, hanno accolto da questa modestissima Camera Penale l'invito. L'avvocato Tricoli ha fatto la stessa cosa ed è venuto fuori una bellissima sintesi in cui logicamente si sono evidenziati molte contraddizioni che ci sono nel nostro sistema giudiziario, dalla prescrizione che rende impuniti spesso i reati contro la pubblica amministrazione a tante altre problematiche che riguardano più che altro quella zona grigia tra mafia e politica. Tutto penso che sia andato bene, si aveva iniziato, come diceva il nostro presidente Zarzana, in quarta con questi tre grandi del diritto, l'avvocato Tricoli, il dottor Woodcock, il dottor Di Matteo, e proseguiremo adesso venerdì, saremo qui con la giunta intera dell'Unione Camere Penali a premiare un grande avvocato del nostro foro che ha fatto importanti leggi contro la criminalità, l'onorevole avvocato Egidio Lagna, che riceverà il premio alla carriera proprio venerdì 13 maggio alla presenza della Giunta Nazionale. Vi aspettiamo dunque venerdì in tanti. Napoli, una realtà complessa dove la Camorra la fa da padrone, però dove i magistrati lavorano tanto e non lavorano soltanto contro la Camorra, ma lavorano contro la Camorra che è abbinata al potere politico. Quindi come si fa a far sì che il potere politico rientri nella legalità? Beh, questa è una domanda che imporrebbe una nottata di risposta. Mi piace dire, cogliendo lo spunto dalla sua domanda, a proposito della lotta che la Procura della Repubblica di Napoli e in generale che l'autorità giudiziaria di Napoli che profonde contro la criminalità, che queste sono ore delicate per la Procura della Repubblica di Napoli, perché il nostro Procuratore della Repubblica è stato destinatario di minacce serie. Non sempre le minacce vengono prese sul serio e qualche volta non lo sono, e qualche altra volta addirittura sono strumentalizzate dagli stessi destinatari delle minacce. Però ecco, questa volta si tratta di minacce serie, quindi, come ho detto all'inizio del mio intervento, è il momento che la Procura si stringa intorno al suo capo, ed è anche il momento che chi ha le responsabilità politiche istituzionali si occupi e si preoccupi della sicurezza non solo del procuratore ma della macchina giudiziaria napoletana, che insomma si superi un po' la dicotomia buoni cattivi, io dico questo, io dico quell'altro, perché ecco, il tritolo trovato a casa di uno che lo voleva mettere nell'abitazione del procuratore è un fatto di una gravità enorme, lo dico in una terra purtroppo appunto dove il tritolo è stato utilizzato. Dottore Di Matteo, allora prendiamo il dottore che è molto gettonato perché oltre ad essere un grandissimo pubblico ministero è una persona brillante anche nel suo parlare e nell'aver ricordato le varie incongruenze che ci sono anche a livello politico, per cui poi fare il magistrato diventa sempre più difficile. Molto spesso si accusano i magistrati anche di far fuoriuscire notizie, loro dicono no, non è che ci siamo solo noi lì dentro, c'è un fruire di persone che poi va a finire che appunto qualche cosa sfugge. Non è nel loro interesse che sfugga, anche se nel loro interesse che si parli dei processi, perché la libertà sta proprio nell'informazione, quella sana naturalmente. Ma oggi è stato un dibattito molto interessante anche sulla questione dell'informazione sui processi. Questo è un paese dove molto spesso veniamo bombardati di notizie, certe volte anche inutili, su tutti i particolari dei processi per fatti di criminalità ordinaria, e dove invece purtroppo il cittadino non è messo nelle condizioni di essere ben informato sui processi che riguardano le grandi questioni, la corruzione, la mafia, soprattutto i rapporti tra la mafia e il potere. Io credo che comunque la informazione debba costituire il presupposto perché il cittadino possa essere considerato veramente consapevole. Senza un'informazione seria sulle grandi questioni, anche quando queste questioni vengono affrontate nei processi, il cittadino rischia di trasformarsi in un suddito.
purtroppo l'informazione seria non è dettata soltanto dalla capacità personale, intellettuale e morale del soggetto che fa per esempio giornalismo, ma purtroppo dal potere che detiene le fonti importanti di questo giornale, che spesso i bravi giornalisti li manda a casa proprio perché dicono la verità. Questo lo sappiamo tutti quanti e purtroppo non possiamo cambiare nulla da soli. Però lei ha detto una cosa che mi ha colpito tantissimo, quello che riguarda la Costituzione, che tanto ne parliamo e poi spesso la disattendiamo in ogni sua fase, e la politica ci mette spesso anche mano. E nonostante che i nostri costituenti sono stati molto bravi e molto consapevoli nel cercare di farla nel modo migliore, l'articolo 3 è un articolo importantissimo perché è quello che parla della giustizia uguale per tutti, no? E ogni volta noi cittadini, quando vediamo scritto nell'aula del Tribunale giustizia uguale per tutti, poi ci viene spontaneo di dire perché sì e perché no. Lei oggi ha detto che molto spesso questo purtroppo accade, perché? Il principio fondamentale della nostra democrazia è quello dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Io credo che lo sforzo che debba fare tutta la giurisdizione, oltre che la politica, è quello di applicare la Costituzione. Io da cittadino penso che la Costituzione non vada cambiata e modificata, vada applicata. I principi costituzionali non possono rimanere sulla carta, debbono essere oggetto di concreta e quotidiana applicazione. E per noi magistrati l'articolo 3 della Costituzione, nell'esercizio della nostra funzione, deve continuare a costituire il faro che orienta il nostro agire quotidiano. E allora dovrebbe essere fondamentale anche l'articolo 1, che l'Italia è fondata sul lavoro, che il lavoro non c'è, e poi c'è la reclutazione da parte delle mafie di soggetti giovani che vivono in ambienti rischiosi e che quindi poi crescono con una cultura, perché abbiamo detto quanto è importante la cultura della legalità, crescono in una cultura dove la legalità non fa la differenza. Certamente l'agire mafioso, non soltanto delle mafie intese in senso militare, ma la mentalità mafiosa è quanto di più contrario allo spirito democratico e allo spirito della Costituzione. Ecco perché la questione mafia deve essere sempre affrontata da uno Stato veramente autorevole come una questione prioritaria, non può essere relegata ad un problema tra gli altri, ma al problema principale da risolvere nel nostro paese. Senta, per abbattere la corruzione cosa bisogna fare dal punto di vista civile, ma anche dal punto di vista politico, perché poi sono i politici che fanno le leggi, noi abbiamo un Parlamento che è demandato a farle. Se poi queste leggi non le fa a suo vantaggio, cioè a vantaggio della corruzione e non a vantaggio di quello che deve essere un paese sano, come dobbiamo fare noi cittadini? Guardi, bisognerebbe semplicemente che la politica mettesse nelle condizioni la giustizia di concludere i processi non con una sentenza di prescrizione, ma con delle sentenze nel merito, o di condanna o di assoluzione. La prescrizione garantisce purtroppo un margine troppo ampio di impunità. Cosa è cambiato nella magistratura di oggi rispetto a quella di ieri? L'ultima domanda. La magistratura deve avere presente che deve lottare per conservare la sua autonomia ed indipendenza, perché non è una prerogativa, un privilegio per i magistrati, ma una garanzia di libertà per tutti i cittadini. Grazie. Innanzitutto un sincero grazie alla Camera Penale di Marsala, a coloro i quali hanno concepito ed organizzato questo importante incontro. Anch'io sono ben felice di confrontarmi, oltre che con un collega della bravura e dell'esperienza come Woodcock, con gli avvocati. Io sono nipote di un magistrato poi divenuto avvocato e figlio di un avvocato. Considero da sempre stupidi i pregiudizi nei confronti degli avvocati, sono assolutamente consapevoli che i buoni e i cattivi, così come è stato detto da chi è intervenuto prima di me, sono una categoria trasversale alla professione di magistrato o di avvocato. I cattivi ci sono anche in magistratura e i buoni, ci mancherebbe altro, ci sono, sono moltissimi nell'avvocatura. Quindi grazie per questa occasione, grazie anche, e lo dico da cittadino prima ancora che da giurista, per la scelta dell'argomento di oggi pomeriggio.
Devo premettere che ringrazio l'avvocato Frazzitta per le belle parole introduttive, ma io in realtà non sono un grande esperto di processi per reati contro la pubblica amministrazione, nel senso che per una serie di vicende anche un po' casuali, io sono entrato in magistratura, ho preso le funzioni di sostituto procuratore nel settembre del 92 a Caltanissetta, e da allora mi sono praticamente sempre ed esclusivamente o quasi esclusivamente occupato di procedimenti di criminalità organizzata. Però credo che il mio osservatorio, il mio angolo visuale possa essere utile al confronto, senza nessuna ovviamente presunzione né pretesa di insegnare nulla a nessuno. Mi sono occupato in particolare di molti processi che hanno riguardato i rapporti tra la mafia ed il potere, che non hanno riguardato quindi soltanto l'ala militare della mafia di Cosa Nostra, ma hanno riguardato rapporti con il potere politico, con il potere economico, con il potere imprenditoriale, con il potere anche istituzionale in senso stretto. E man mano mi sono sempre più reso conto, e ecco perché penso di poter dare un contributo anche a questa discussione, che ormai negli ultimi anni, se tralasciamo quello che è l'aspetto più basso dell'attività criminale mafiosa, quella ordinaria, dei traffici di stupefacenti, delle estorsioni, dei delitti di sangue, ormai ci troviamo di fronte a un sistema criminale integrato, in cui sostanzialmente mafia e corruzione sono due facce della stessa medaglia, due segmenti di un sistema criminale unitario. Mi piace farvi un esempio, tra l'altro è un processo che ormai è coperto da giudicato e penso di poterne parlare in termini sicuramente generici, ma in maniera da far capire quelle che poi saranno le considerazioni che farò dopo. Si è celebrato, si è concluso in Cassazione non più di 2-3 anni fa, un processo che riguardava esponenti politici, sindaci, amministratori di un grosso comune alle porte di Palermo, Villa Abate, imprenditori, tra l'altro non siciliani, di un grosso gruppo imprenditoriale che si dedicava in tutta Europa alla costruzione e gestione di centri commerciali, e uomini di Cosa Nostra, della famiglia mafiosa di Villa Abate. Tutto ruotava intorno ad un insediamento commerciale che doveva nascere a Villa Abate, doveva essere per dimensioni progettuali il secondo in Europa come vastità dell'area impegnata, dopo quello di Francoforte, mi pare, in Germania. E gli imprenditori erano imprenditori non siciliani, i quali avevano individuato l'area dove doveva sorgere questo grosso centro commerciale e sostanzialmente avevano due problemi. Il problema del necessario mutamento di destinazione d'uso nello strumento urbanistico del comune di Villa Abate e il problema di evitare che nessuno tra i 160 proprietari degli appezzamenti di terreno interessati rifiutasse di vendere proprio anche piccolo lotto di terreno, che avrebbe rovinato il progetto dei grossi imprenditori. Quegli imprenditori non siciliani non hanno subito, come avviene di solito o avveniva di solito secondo il cliché tipico e classico, l'imposizione della mafia a livello estorsivo, ma hanno cercato i mafiosi, hanno cercato la famiglia mafiosa, il capo della famiglia mafiosa di Villa Abate, e con l'intermediazione di alcuni professionisti gli hanno sostanzialmente affidato la risoluzione di questi due problemi. Sapevano che quei mafiosi, quella famiglia mafiosa controllava di fatto il consiglio comunale di Villa Abate e quindi avrebbero potuto risolvere il problema del necessario cambiamento della destinazione d'uso dello strumento urbanistico, e sapevano che potevano mettere d'accordo i mafiosi le teste dei 160 proprietari. È stata un'indagine fortunata, non solo perché ci siamo avvalsi della collaborazione di un mafioso che era anche poi in un primo momento il presidente del consiglio comunale
era anche un soggetto che in quel momento ricopriva la carica di segretario nazionale dei giovani di un partito politico, mi pare l'Udeur, ma siamo stati fortunati anche perché abbiamo trovato nel corso di alcune perquisizioni nel computer di uno dei professionisti che avevano fatto da mediatori tra il gruppo imprenditoriale e il gruppo mafioso uno schema degli accordi raggiunti. La mafia accettava di risolvere quei problemi dell'imprenditore, ma in cambio aveva ottenuto, abbiamo trovato proprio le condizioni pattuite, la possibilità di indicare nella misura del 50% le ditte che dovevano costruire il centro commerciale e dei negozianti che avrebbero poi dovuto gestire i negozi all'interno del centro commerciale, più nella misura del 70% di indicare i soggetti che avrebbero dovuto lavorare all'interno della galleria commerciale. Tutta la vicenda si è intersecata anche con la necessità di oliare i meccanismi criminali attraverso la corruzione di alcuni pubblici funzionari. Sostanzialmente un affare imprenditoriale con interessi evidentissimi e grandissimi mafiosi veniva, diciamo, perseguito anche attraverso il ricorso ad un sistema corruttivo. Non credo che quell'esempio sia un esempio raro di ciò che avviene oggi, non solo in Sicilia, ma anche in Italia. E allora mi sono trovato a riflettere su questo, ed è uno spunto di riflessione, se volete, molto semplice, ma che vi voglio prospettare. Se è vero che sono due facce della stessa medaglia, sempre più spesso, dobbiamo considerare, partendo dalle statistiche e non soltanto dall'esperienza quotidiana di ciascuno di noi operatori del diritto, un dato fondamentale. Noi abbiamo in Italia qualcosa come 55.000 o 60.000 detenuti. Di questi, soltanto 25 o 30, adesso potrei sbagliare di qualche unità, ma di non molto, stanno scontando una pena definitiva per corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione. Noi abbiamo un sistema che è giustamente, a mio parere, efficace, rigoroso, nei confronti degli aspetti militari dell'agire mafioso, ed un sistema che, a mio parere, è ancora gravemente lacunoso per quello che riguarda le manifestazioni più alte dell'agire criminale mafioso e della corruzione utilizzata anche come strumento per l'implementazione del potere mafioso. Perché se ci sono soltanto 30 detenuti, in astratto ciò potrebbe significare o che in Italia il fenomeno corruttivo non esiste, oppure quello che io ritengo è che il fenomeno corruttivo in Italia, anche oggi, è caratterizzato da una sostanziale impunità. So che le parole che dico sono molto forti, molto nette, ma so di rivolgermi ad un uditorio e a degli interlocutori sulle cui opinioni, e adesso spiegherò su alcune delle loro opinioni, non sono d'accordo, ma che sono certamente dotati di grandissima onestà e coraggio intellettuale. Io da 25 anni che faccio, mi occupo di processi di mafia, ritengo di avere acquisito una consapevolezza che mi sento di esporre e spesso espongo intervenendo nel dibattito pubblico, come penso che sia diritto e certe volte dovere in qualche caso di ogni magistrato. La consapevolezza è che noi abbiamo fatto tanti passi in avanti, siamo in Sicilia, ci confrontiamo col fenomeno mafioso e dobbiamo parlare del fenomeno mafioso, sarebbe veramente il colmo se in un convegno di questo genere tra avvocati e magistrati a Marsala, in provincia di Trapani, in Sicilia, non parlassimo del fenomeno mafioso. Noi abbiamo fatto tanti passi in avanti che sarebbe stupido disconoscere rispetto a 30 anni fa, ma li abbiamo fatti tutti in una direzione. Importante, fondamentale, ma in una direzione, quella che è
la repressione dell'ala militare di Cosa Nostra. Per fortuna oggi, a differenza di 30-20 anni fa, tutti o quasi tutti i grandi capi della mafia sono stati processati, non ancora catturati tutti, Matteo Messina Denaro è ancora latitante, per strage dal 1993. Ma oggi abbiamo bisogno di un salto di qualità per puntare dritti ad un obiettivo. Io sono d'accordo con quello che ha sottolineato Henry Woodcock nella sua prima fase dell'intervento. Non è vero che è una novità il rapporto tra la mafia e il potere. La mafia è sempre stata nei salotti buoni, per così dire. Non è una novità, non è una novità, tant'è vero che già nella famosa relazione Franchetti-Sonnino si parlava del potere dei cosiddetti facinorosi delle classi medie. Non è una novità, prima dell'avvento dei corleonesi di Rina e Provenzano il capomafia di Corleone era il dottore Michele Navarra. Michele Greco, quando era l'esponente principale della commissione provinciale di Palermo fino ai primi anni Ottanta, era un ricco proprietario terriero che frequentava abitualmente la borghesia di Palermo, frequentava abitualmente ufficiali dei carabinieri, magistrati, funzionari di polizia, ospitandoli nella sua tenuta o frequentando gli stessi circoli ricreativi. Ma ancora dopo abbiamo avuto esperienze recenti. Il dottore Guttadauro, nello stesso momento in cui esercitava le funzioni mafiose di capo mandamento, era un appartenente alla borghesia più alta di Palermo, era stato un primario perfino valente dell'ospedale civico di Palermo, frequentava altri mafiosi che appartenevano a quella categoria. E non parliamo di preistoria, per favore, non cadiamo, lo dico con sincera partecipazione, nella facile prospettazione di problemi ormai risalenti ad un passato che non può tornare. E noi negli ultimi 13 anni, non 50 anni fa, abbiamo avuto due presidenti della regione siciliana, quindi gli esponenti politici di più alto livello in Sicilia, che sono stati coinvolti e processati e condannati, uno definitivamente e uno in primo grado, per fatti di mafia. E allora, io ricordo sempre una delle prime esperienze forti che vissi da giovane sostituto procuratore a Caltanissetta, la gestione di un collaboratore di giustizia che era uno che apparteneva, prima di iniziare a collaborare con la giustizia, alla commissione provinciale di Palermo. Era uno che aveva deciso assieme a Salvatore Riina, o comunque aveva organizzato assieme a Riina e agli altri, le stragi di Capaci e Via D'Amelio. Si chiamava Salvatore Cancemi. Mi ricordo come a lungo lo interrogai per vari aspetti, per varie indagini e vari processi. Molti riguardavano appunto ipotesi di collusioni mafiose di esterni a Cosa Nostra. Una volta mi disse, e non aveva assolutamente motivo di mentire, anche perché avevamo già verbalizzato tutto: dottore, noi spesso con Riina facevamo lo stesso discorso. Era lo stesso Riina a dirmi: se noi non avessimo avuto questi rapporti con la politica, con le istituzioni, con il mondo delle professioni, saremmo stati, questa era l'espressione di dottor Riina, una banda di sciacalli. Ci avrebbero annientato. Cosa Nostra sarebbe stata un'associazione criminale come tante altre, facilmente debellabile con una ordinaria azione repressiva. Se noi ancora dopo 150 anni e più dobbiamo fare i conti con la pericolosità e la pervasività di questa organizzazione, evidentemente la consapevolezza che hanno loro della decisività di questi rapporti, da questa parte lo Stato non ha dimostrato di averla e coltivarla. E cioè la consapevolezza che se noi non ci vogliamo accontentare di vincere le battaglie, ma vogliamo vincere la guerra, dobbiamo colpire quei rapporti.
dobbiamo recidere quei rapporti, anche a livello politico, a livello legislativo, dobbiamo puntare ad una repressione più netta di quei rapporti. Io credo che questo ancora, voi per colpevole sottovalutazione, voi per adesione culturale ad un modello che ci è comodo sostenere, quello per cui la mafia è soltanto un problema di bassa macelleria criminale, io credo che ancora questo non sia avvenuto. E due o tre ultimi spunti prima di concludere questa prima parte del mio intervento. C'è un pregiudizio culturale che va eliminato, quello per cui il mafioso pericoloso è soltanto quello che va a chiedere il pizzo o che traffica stupefacenti. Ma io non ritengo che sia in una ottica di repressione totale del fenomeno logico continuare a far fronte ad una situazione che da un punto di vista legislativo prevede delle pene, attenzione, secondo me giustamente alte e rigorose per il singolo associato o affiliato, sono aumentate ancora anche con la legge del 2015, quando invece un fenomeno assolutamente grave che mina alla base la nostra democrazia, e cioè lo scambio politico elettorale mafioso, l'accordo consapevole di un candidato che va a cercare il capo mafia in funzione di un sostegno elettorale, gli promette e poi gli rende i favori promessi, è ancora oggi punito anche con la nuova formulazione del 416 ter con pene sensibilmente più basse. Se io scopro che un novantenne del paesino dell'interno della Sicilia è ancora affiliato a Cosa Nostra, benché magari da 20 anni o da 30 anni non sia protagonista più di nessun delitto fine, di nessuna partecipazione attiva, io lo posso condannare ad una pena più alta, o posso chiedere, io faccio il pubblico ministero, quindi chiedo una pena più alta rispetto a quella che posso prospettare al tribunale che giudica un candidato che scientemente e consapevolmente ha cercato e ha fatto gli accordi con i mafiosi. Un'ultima considerazione. Questa legge sulla corruzione dalla quale abbiamo preso spunto Harry Woodcock l'ha definita, e sono assolutamente d'accordo, una rivoluzione timida. Esprimendo più o meno lo stesso concetto, a me sembra che sia, rispetto ad un male estremo, una sorta di pannicello caldo. Perché, e qui, pur rispettandola profondamente anche per l'autorevolezza che promana dalla sua figura, dissento dalla opinione dell'avvocato Tricoli e dall'opinione che è rappresentata dagli organismi dell'avvocatura. Il problema è quello della impunità della corruzione che si integra sempre di più col sistema mafioso. Sono d'accordo con voi sul fatto che non è né risolutivo né, diciamo, fondamentalmente corretto affrontare il problema della prescrizione attraverso l'aumento delle pene edittali. Io sono convinto che il problema si risolva a monte, eliminando quello che è il concetto di sistema che oggi ragguaglia l'estinzione del reato per prescrizione esclusivamente alla previsione edittale della pena. Nel senso che non è aumentando la pena edittale che possiamo risolvere il problema della prescrizione, o meglio, che possiamo risolvere un problema che io da cittadino vivo. La impunità per i corrotti è un danno fortissimo per la società, per l'economia, per le aspettative dei giovani, per le aspettative di chi, come leggeva l'avvocato Frazzitta all'inizio, nel 90% dei casi in Italia pensa che oggi si possano raggiungere posizioni
di giusta valorizzazione nella società soltanto attraverso il sistema della raccomandazione o dei favori. Il nostro paese non si può permettere che questa situazione perduri all'infinito. E allora, siccome la causa di questa impunità fondamentalmente è, per i reati contro la pubblica amministrazione, la prescrizione, io credo che il sistema andrebbe completamente riformato, facendo partire il momento del decorso della prescrizione dal momento in cui il reato viene scoperto e addebitato come ipotesi investigativa a carico di una persona, oppure interrompendo definitivamente il decorso della prescrizione nel momento in cui lo Stato, attraverso l'organo del pubblico ministero, eserciti l'azione penale e quindi dimostri di avere un interesse a punire quel determinato fatto e ad accertare se è stato commesso da quel determinato imputato. Io credo che l'unico sistema possa essere quello. E so che questo viene accomunato da molti di voi al concetto di cosiddetto populismo giudiziario. Io so però che i principi costituzionali che tutti noi invochiamo debbano essere, diciamo, considerati nel loro insieme, nel loro insieme, e che il principio più fondamentale, scusatemi, di tutti gli altri, che è quello dell'articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini sono uguali innanzi alla legge, oggi sia da un punto di vista giudiziario, per quanto riguarda i processi e i diversi tipi di criminalità, sostanzialmente disatteso. Noi abbiamo sempre più e andiamo sempre più verso una giustizia a due velocità, rigorosa, efficace, certe volte anche spietata nei confronti dei delitti tipici delle fasce deboli della criminalità degli ultimi, e abbiamo sostanzialmente una impunità diffusa per i reati dei colletti bianchi. A questa situazione io credo che bisognerebbe porre argine, perché sta determinando, forse di questo anche voi avvocati vi rendete sempre più conto, una situazione generalizzata di scetticismo, per usare soltanto una parola forse non adeguata, perché troppo poco adeguata, dell'opinione pubblica nei confronti del funzionamento della giustizia. La gente ormai pensa, e probabilmente non ha tutti i torti, che basta avere soldi, basta avere a disposizione strumenti economici o strumenti di potere per poter eventualmente cavarsela di fronte al processo penale, alle iniziative della magistratura. E tutto questo è anche frutto, lo diceva l'avvocato Tricoli, di un'opinione pubblica non informata. Ma l'opinione pubblica non è informata di vicende, scusate se faccio questi riferimenti, ma ripeto, è la materia di cui mi occupo da anni. L'opinione pubblica non è informata nemmeno oggi di quelle che sono state le risultanze di processi definitivi sugli accordi politico-mafiosi. L'opinione pubblica, sostanzialmente, o gran parte dell'opinione pubblica, quella che non ha la briga di andarsi a cercare le sentenze o i verbali di udienza su internet, non è informata neppure che, per quanto riguarda il giudizio nei confronti del 7 volte Presidente del Consiglio Andreotti, nella sentenza definitiva della Cassazione si legge che ha avuto consapevoli rapporti con i capi della mafia siciliana, che li è andati a cercare, è andato a discutere
Nella consapevolezza di, e i mafiosi hanno accettato la discussione nella consapevolezza che non sarebbero stati denunciati, prima e dopo l'omicidio di Piersanti Mattarella, prima dei danni che stava provocando l'azione moralizzatrice del Presidente della Regione Mattarella e dopo del perché dell'uccisione. L'opinione pubblica è poco informata del fatto che un'altra sentenza definitiva più recente della Corte d'Appello con il bollo della Cassazione di Palermo certifica che dal 1974 al 1992 l'allora imprenditore Silvio Berlusconi stipulò un patto di protezione con i capi delle famiglie mafiose palermitane. Queste cose sono nelle sentenze definitive, ma molte poche persone le conoscono, perché sono, diciamo, degli argomenti evidentemente scomodi per tanti. E credo che soltanto attraverso la verità e il racconto della verità possiamo tutti acquisire una consapevolezza maggiore che ci rende immuni dal pericolo che questa situazione perduri all'infinito. Un'ultima cosa, voi operate nella città dove fu procuratore della Repubblica Paolo Borsellino. Io ricordo che quando, poi per motivi professionali ho letto e studiato tanti dei suoi interventi, ne ricordo uno, poco prima della strage di Via D'Amelio. C'era il solito convegno, perché in fondo parliamo sempre delle stesse cose, del rapporto mafia-politica. E il dottor Borsellino diceva: il dramma è che oggi la politica ha perso quel suo essere in prima linea nella lotta alla mafia, no? Ci sono stati dei momenti in cui la politica, la funzione più alta che si possa concepire, è stata in prima linea. Ci sono stati dei politici che, per esempio, nella Commissione parlamentare antimafia e nella relazione di minoranza del 1976, hanno fatto, citando le prove, i nomi dei collusi con i corleonesi di Totò Riina e di Luciano Liggio, allora, facendo il nome di Lima, di Ciancimino, di Gioia, prima che quei nomi fossero non soltanto nelle sentenze della magistratura, ancora era una magistratura che per certi versi negava perfino il fenomeno mafioso, ma prima ancora che comparissero nei rapporti dei carabinieri. Politica in prima linea contro la mafia. Borsellino cosa diceva? Oggi dicono: aspettiamo la sentenza definitiva della magistratura. E qui sta, a mio parere, il motivo per il quale la situazione non si risolve, perché è come se la rescissione di questi rapporti fosse stata demandata esclusivamente al giudice penale, come se l'unico profilo di responsabilità fosse quello eventuale penale. Voi sapete meglio di me che non tutti questi comportamenti di rapporti consapevoli integrano un reato, e certamente non per tutti è possibile provare un reato. Però fino a quando certi comportamenti non verranno sanzionati anche da una responsabilità politica diversa da quella penale, io credo che il grido di Paolo Borsellino rimarrà inascoltato.